Se fino a qualche tempo fa aprivi Twitch ed era in voga guardare ragazze in una piscina che scrivono il tuo nome sulla propria fronte, adesso è molto più intrattenente vedere gente che spende il tuo stipendio in una sola serata per un pochino di content. Chi siamo noi per fermarli? Assolutamente nessuno. Ma la cosa più interessante è che ancora una volta è riuscito ad essere argomento di discussione, riuscendo a mobilitare grandissimi content creator. Raga, no. No, a livelli veramente... È una cosa seria, non avevo capito prima. E soprattutto scatenare grandissime liti. Penso che chi faccia le slot su Twitch sia un coglione, a mani basse. Se tu promuovi il gioco d'azzardo, sei una testa di cazzo. Ma avete aperto questo video per vedere un altro creator lamentarsene? Non credo proprio. Perché noi siamo qua perché vogliamo fare il cash, il grano, il vile denaro. E quale se non miglior modo se non quello di utilizzare un gruppo Telegram? Ma giustamente questo è un video informativo, quindi dovrei spiegarvi cos'è Telegram. Musica di pubblicità anni 90 e... Telegram è sicuro al 100% perché è basato su un sistema di cifratura molto complesso. Le tue conversazioni saranno criptate e non potranno in alcun modo essere intercettate da hacker o malintenzionati. Puoi anche usare un sistema di chat segrete di messaggi che si autodistruggono. Le chat segrete distruggono messaggi, foto e allegati nel tempo impostato dall'utente, da qualche secondo a 24 ore. In più, i messaggi scambiati in una chat segreta non compaiono sul display. In realtà va addirittura oltre. Telegram nel 2015 sfida gli hacker di tutto il mondo con la messa in palio di una ricompensa di $200,000 a chiunque fosse in grado di decriptare il contenuto di un messaggio inviato da Telegram. Dopo qualche anno, nessuno è ancora riuscito nell'impresa. Ma la cosa interessante è che Telegram è così tanto sicura che neanche la postale a momenti riesce ad accedersi, rendendolo così il social perfetto per pedofili, criminali, stupratori, spacciatori e soprattutto truffatori. Ma tralasciando droga, armi, software illegali, porno, documenti, account hackerati e soprattutto tua nonna, su Telegram troviamo una marea di truffe. E no, questo video non è un truffatore, ma bensì un truffatore può farmi fare soldi? Se vivete all'incirca sul pianeta Terra, nell'ultimo periodo avrete sentito sicuramente parlare di gruppi Telegram che vi aiutano a fare soldi. Che sia col trading, con le cripto o col casinò, esistono a migliaia di questi gruppi. Ma nessuno si è mai fatto la domanda fatidica: funzioneranno davvero queste cose? Quindi il piano del video è entrare in uno di questi gruppi, investire i soldi che mi diranno di investire e vedere se effettivamente potrò uscirne con qualcosa di guadagnato. Cerco di selezionare la cosa più tranquilla e facile. Qual è quella cosa che non mi richiederebbe studio, fatica e soprattutto non richiede tantissima concentrazione? Semplice: il casinò. Apro una qualsiasi pagina di meme ed entro in uno di questi gruppi. Ciao a tutti, sono Domenico, fondatore di Doggo Fresco, con 260.000 follower. Sono Lorenzo e ho lavorato per pagine meme per un totale di 700.000 follower all'incirca. Ciao, sono Mike e gestisco Stuprimo, una pagina Instagram da 1,5 milioni di followers. Quanti soldi girano dietro a una pagina di meme? Allora, ti dico solo che per una pagina meme anche gruppi Telegram chiedono per anche storie di un'ora, poi si parla pagina di 1 milione di follower, anche sui 1.000 euro. Diciamo che c'è un business dietro e dipende anche da un fattore di clientela. Ci sono clienti disposti a pagare di più e clienti disposti a pagare di meno. Qual è il cliente più alto che tende a sborsare più grana? Ovviamente i clienti dove si fanno vedere con i soldi, con le Lamborghini. Ok, sono dentro. La prima cosa che noto è sicuramente tutta l'ostentazione delle vincite. Screen su screen su screen di vincite e trasferimenti bancari. Sembra che ad ogni, come la chiamano loro, sessione sia successo assicurato. Ma a quanto pare questo non è il gruppo ufficiale, perché per accedere al gruppo dove ti dicono come giocare, quanto giocare e se giocare, devi scrivere a questo... un nome di fantasia? Sergio. Bel nome, Sergio. Che, non a caso, è il proprietario del gruppo. Cerco di capire quante probabilità di vincita io abbia. E chiedendo a Sergio, su 10 giocate, Sergio ne sbaglia solo una. Il 10% credo sia una percentuale che possiamo accollarci di rischio. Ok, decidiamo di iscriverci. Come ci si può iscrivere? Semplicissimo. Grazie ad un link d'affiliazione targato 88 casinò. E quale sarebbe il minimo da caricare? Beh, all'incirca 50 euro. Stiamo già incominciando a capire come funzionano questi gruppi. Un link d'affiliazione che fa guadagnare Sergio per ogni nuovo iscritto. E fidatevi che dentro quel gruppo non eravamo in pochi. Insista a farmi caricare 50 euro, dato che sarebbe la puntata minima. Sergio insiste veramente tanto a farmi caricare 50 euro. E per non deluderlo, li carico. Non è vero, sono 50 euro, ma chi sono io? Paperon dei paperoni. Mi ingegno un attimino, carico il quantitativo minore che io possa fare, quindi 10 euro, tasto destro, ispezione. Boom! Ho caricato 50 euro.
Mando la foto a Sergio e si vede benissimo che era finta. Infatti, sarebbe avuta. Wow. Vi giuro che se non facessi lo youtuber, forse farei il truffatore. Magari si guadagna pure di più. Iscriviti, che è l'unico modo che ho per guadagnare da questi video. E in tutto questo, tra l'altro, vorrei farvi notare che Sergio non mi ha chiesto se avessi 18 anni, se la carta con cui ho caricato i soldi al casino fosse di mio padre, o tutte queste informazioni qui. Però, giustamente, a lui cosa interessa? Sta vendendo un servizio. Questo voleva dire solo una cosa. Siamo dentro. Neanche il tempo di entrare e comincia subito la sessione. Dei periodi di tempo in cui bisogna giocare. Vi spiego meglio. Sergio, 2 o 3 ore prima della giocata, ti scrive sul gruppo principale l'orario in cui si inizierà a giocare. Giusto il tempo di farti trovare online e soprattutto non perderti nessuna sessione. Le sessioni durano massimo 1 ora. Più di così non si gioca. Ci dà una serie di numeri sulla quale puntare e soprattutto ci dà lui il via. Adesso, per non invogliare nessuno in qualsiasi modo a giocare, orari e puntate le coprirò. Più per una questione di sicurezza mia, non vorrei che magari vedendo determinati orari o determinate puntate foste invogliate a giocare. Aveva anche caricato 10 euro. È il momento di giocare e diventare ricchi. Betto i soldi come mi dice di fare. E come immaginavo, abbiamo perso tutto. Tu hai mai provato uno dei servizi che sponsorizzavi? No, no. Ok, quindi My Trading, Crypto, Casino. Cosa sai dirmi sul Casino? Sulle pagine che sponsorizzano Casino? Il 60% sono truffe. Ok. Però magari ci sono quelle piccole parti, quelle piccole sponsorizzazioni che funzionano davvero. Quanto è il ratio di conversioni che si fa? Che fa una pagina meme? Allora, ti dico, nel momento in cui lavoravo in questo ambito, quindi ambito quarantena, era molto più basso rispetto ad ora. Che situazione strana. Posso dargli veramente la colpa? No. Posso dargli del truffatore? Assolutamente no. Per 2 semplici motivi. 1. Fin dall'inizio me l'aveva detto che c'era il 10% di perdita. E magari, sfortuna vuole, sono entrato in quella partita su 10. Ci sta, no? Seconda motivazione. Non ho giocato il quantitativo di soldi che mi aveva detto di giocare. Giustamente ho iniziato con 10 euro, ma le sessioni durando 1 ora potevano ribaltarmi la situazione verso la fine. E quindi mi ritrovo così, a guardarmi intorno e pensare, wow, abbiamo già rotto la prima regola del gioco d'azzardo. Non cadere nel gioco d'azzardo. Carichiamo altri 50 euro. Quota soldi persi. La sera stessa ho una sessione. Vediamo come va. Te l'avevo detto. Stiamo per perdere tutto, fermati. Ma non potevo ricreare un'altra copertina, sarebbe stato meglio. E mo lui se ne esce con... Adesso dirà saldo principale, cioè non siamo tornati in pseudopista. Siamo ritornati in profit. Abbiamo vinto quello che abbiamo perso. Come? Ripetiamoci la domanda. Posso dargli del truffatore? Assolutamente no. In fondo, siamo in profit di 3 euro. Ci ha detto di smettere di giocare. Non posso effettivamente dirgli nulla. Del profit me l'ha fatto fare. Più che altro è, regà, è gioco d'azzardo. È quasi, è impossibile che tu abbia un modo per vincere sempre. Non si chiama d'azzardo per un motivo. Con la consapevolezza che il banco vince sempre. Quindi. Capito. E quindi, però in chiamata coi boys ci viene un po' un dubbio. Ma non è che in un modo o nell'altro è l'orario in cui giochiamo a far la differenza? Cioè, in quest'ora qui che abbiamo giocato abbiamo fatto un tot di soldi. Cosa succede se giochiamo noi da soli nell'ora dopo? Però vedi, sì. Cioè, noi in 20 minuti li abbiamo persi 50 euro. Con lui sono durati mezz'ora. Che grandissima idea di me. Consideriamo questi 50 euro non persi però. In fondo abbiamo giocato noi di nostra spontanea volontà. Quota soldi persi. Profit. Giorno 3. Carico altri 50 euro. Che però non considereremo nuovi perché abbiamo giocato quelli di ieri. Tra molti sali e scendi, comincio a pensare che questo video non avrà effettivamente una luce. Perché? Perché effettivamente questo qua è solo un cialtrone. Cioè, mi sta dicendo di giocare cose totalmente a caso solo per perdere soldi. Cioè, è ovvio che non vincerai mai. Raga, crazy time per 15. Crazy time per 15. Ok.
Ma tu ci hai messo? Eccolo, ecco, sì sì, è però 50 centesimi e basta. Almeno? Vediamo un po' cosa esce. Blu, fra giallo lightning. Io andrei di blu. Forse. Blu, fra... No. Bro, giallo lightning. Sì, si vede. Vabbè, comunque tanto però, eh. Bro. Ti sei fatto di... Ma prima di dirvi quanto ho vinto, non vi ho spiegato a che gioco sto giocando. Il gioco si chiama Crazy Time, una ruota costellata da numeri e bonus. Metti dei soldi su un numero, giri la ruota, esce quel numero, i tuoi soldi vengono moltiplicati per il numero stesso. Metti dei soldi sui bonus invece, perfetto, quelli sono quelli più ambiti da tutti i giocatori. Ogni bonus funziona in modo totalmente diverso, ma te li spiegherò andando avanti col video, anche se credo proprio che li conoscete tutti. Crazy Time per 15. Questo è il bonus che ne deriva tutto il gioco. Una grandissima ruota con dentro dei numeri talmente alti che ti fanno fare sicuramente profit. Una cosa interessante di questo Crazy Time, all'interno, oltre che i numeri, possono uscirti anche dei valori come il double, cioè moltiplicare per 2 tutti i valori e rigirare una seconda volta. E non abbiamo parlato dei moltiplicatori. Prima di ogni round, un determinato numero, un determinato bonus, gli viene affibbiato un moltiplicatore. E in quel momento io avevo preso una cosa abbastanza rara, un Crazy Time per 15. Sopra quel bonus io avevo 50 centesimi. E con 50 centesimi ho sbancato. Il tipo mi ha fatto fare veramente dei soldi. E quindi arriviamo al punto dove non volevo arrivare. Il tipo mi ha fatto fare veramente dei soldi. Quota soldi giocati. Profit. Questa cosa è veramente tanto inquietante. Così dicevo di scrivere al ragazzo che gestiva il gruppo e di capire meglio cosa si nascondeva dietro tutto questo, perché non aveva senso. Avrei potuto giocare un'ora prima, un'ora dopo, ma mi ha fatto effettivamente fare dei soldi. Non è che c'è qualcuno dentro? Il tipo? Sì, dentro il casino. Tipo che gli dica quando paga la macchina? Ma perché io, datore di lavoro, dovrei dire a te che lavori da me quando paga la macchina? Perché ho da guadagnarci e basta. Perché no? Perché devo guadagnarci? Anzi, saresti tipo la mia rovina. Perché quando sei, cioè, se sei te la macchina sta per pagare per 5, tu ci metti i risparmi di una vita, sì, e ti paga per 5. Veramente tosta sta roba, sicuro. Chiedo al ragazzo se avesse voglia di partecipare a questo video qua, in modo totalmente tranquillo, senza attaccare nessuno, senza parlare di etica, ma solo partecipare in modo passivo, dandomi anche solo le informazioni che mi servivano per questo video. E mi risponde che Sergio non è effettivamente il proprietario del gruppo. Cosa? Il proprietario del gruppo è un altro ragazzo che ha più gruppi. E Dio mio, cosa scopro? Però andiamo con ordine, che sennò veramente sono troppe informazioni. Uno, chi gestisce il gruppo ne ha più di uno. Il vero proprietario del gruppo ha un server Minecraft e a quanto pare pure abbastanza conosciuto. Questi gruppi vengono sponsorizzati da streamer, e non stiamo parlando di gente con 30-40 spec. E quindi chiedo l'informazione a lui, e questo ragazzo qui mi spiega che gli orari di gioco che vengono impostati da Sergio sono delle pseudo analitiche che vengono calcolate da loro, cercando di capire quando la macchina possa pagare e quanto no. Cosa che un pochino mi sembra strana, perché fisicamente nessuno può calcolare il vero momento in cui una macchina paga. Possono stilare delle percentuali, ma sono cose che non possono essere mai, e dico mai, sicure. E ovviamente senza neanche qua ridirlo, ma tutti i loro guadagni, i guadagni che vengono dal gruppo, sono tutti link affiliazione. Io mi sono iscritto ad 888 perché l'ho convinto, ma all'inizio voleva farmi iscrivere ad un altro sito di casinò che immagino funzionasse in modo diverso con le affiliazioni. Non so se lo pagasse di più, pure per ogni ricarica una percentuale va a lui, ma sono sicuro che non è tanto ok come cosa. Anche perché, giustamente essendo un video informativo, ve lo devo dire, ma il gioco d'azzardo in Italia è illegale. Ve la butto lì così. L'esperimento si era bloccato qui, anche perché ero partito per Napoli, mi stavo godendo le vacanze, giustamente un mio momento di relax, fin quando in aeroporto a Napoli non succede una cosa abbastanza strana. Il mio migliore amico decide di buttare 10 euro sul Crazy Time. Gioca 10 euro, utilizziamo il metodo che abbiamo imparato da Sergio e ne vince 80. Ok, c'è qualcosa di strano. Controllo bene il mio telefono e, senza saperlo, abbiamo giocato durante una sessione. Questo vuol dire che se io fossi stato a casa e avessi giocato i miei 50 euro e non solo 10 euro, molto probabilmente avrei fatto un'altra cosa tipo Plini. Tornato da Napoli, preparo le valigie che parto per l'Egitto. Non so neanche più da dove ricominciare, ma soldi totali spesi,
profit. Vi state chiedendo come ho fatto ad avere un profit di meno 400 euro? Beh, semplicissimo. Un esperimento solitamente è fatto da tante prove, soprattutto la media di tutte queste prove sommate. E secondo voi, per testare tutti questi famosissimi metodi per vincere tanti soldi, ho fatto solo due partite per poi andarmene? Assolutamente no. Per verificare effettivamente il profit di cui tutti parlano, ho giocato in questo gruppo all'incirca per 30 giorni, arrivando a fare un profit massimo di quello che avete visto nel video, quindi 180 euro. Per poi, i restanti 30 giorni, perdere 400 euro. E tutte le vincite che ho fatto all'inizio? Ve lo spiego io. Tutto semplicemente fortuna. Non so quali pianeti si siano allineati, ma posso assicurarvi che era semplicemente fortuna. Anche perché la mia carta di credito in questo momento, ne sta risentendo un pochino. Perché tra l'altro abbiamo aumentato solo la parte monetaria di quello che è successo. Non ho mai parlato del fatto che ad ogni volta che perdevo ero mega tiltato, non volevo parlare con nessuno, avevo sempre il sangue che bolliva e tutto questo lato negativo. Ma penso sia uno dei miei video dove arrivo alla fine e io stesso sono più confuso di tutti voi. Ricordatevi che il gioco d'azzardo non è fatto per avere trucchetti e farvi vincere. Ogni anno in Italia vengono buttati all'incirca 17 miliardi di euro solo nei casinò online. Quindi l'unica cosa con cui posso concludere è: fate attenzione, perché il banco vince sempre.